Ciao amici, ieri ho pubblicato un video su uno degli errori alimentari più comuni e secondo me più gravi. Lo commettiamo un po' tutti, anche per cultura e abitudini. E quale sarebbe? Si tratta di considerare le verdure come un semplice contorno e non la base principale della nostra piramide alimentare. Comunque dopo andate a vedere il video perché spiego alcune cose importanti. Siccome mi avete scritto moltissimi commenti e domande su come fare in pratica, volevo rispondervi in questo video di oggi, così diventate subito operativi. Tutti abbiamo sentito dire che un'alimentazione sana è quella che permette di introdurre tutti i diversi macronutrienti nell'arco della giornata: proteine, carboidrati, grassi e zuccheri ogni giorno. Infatti anche gli scienziati lo confermano. Ma attenzione, perché un'alimentazione sana non è proprio fatta solo di questi elementi. La naturopatia sostiene che ci sono altri nutrienti fondamentali per il nostro corpo. Sono i micronutrienti. Ma non dovete per forza credere a me, sono le moderne ricerche in campo nutrizionale che hanno verificato che è così. Micronutrienti? Senza i micronutrienti, cioè vitamine, minerali, enzimi e fibre, il corpo non assimila i macronutrienti in modo corretto. Per questo la parte vegetale di frutta e verdura è fondamentale e deve essere presente in ogni pasto. E abbondantemente! Ecco perché la verdura non è un contorno, ma una parte fondamentale necessaria all'assimilazione e al metabolismo. Sì, ma come fare a mangiare tanta verdura? Come per tutto, secondo me ci vogliono due fattori fondamentali, cioè è una questione di assetto mentale e organizzazione. Primo, ci vuole l'assetto mentale. È importante essere consapevoli della vera funzione della verdura ad ogni pasto e iniziare a pensare: no, non posso più mangiare solo proteine e carboidrati perché manca la base fondamentale della piramide alimentare e non fornisco i micronutrienti al mio corpo, i piccoli amici, come li ho chiamati nel mio libro Alimentazione Naturopatica. Secondo, ci vuole l'organizzazione pratica e per questo tipo di organizzazione io sono una sostenitrice del piatto unico da tanto tempo e la soluzione è confermata dagli studiosi di Harvard. Io mi aiuto con un piatto unico. Utilizzo questo tipo di piatto con tre scomparti già segnati, così mi ricordo sempre benissimo di organizzare ogni pasto con verdure, proteine e carboidrati. Io mi sono abituata in India a mangiare nel piatto d'acciaio, mi piace molto perché lo trovo igienico e pratico e tutte le persone a cui l'ho consigliato si sono trovate benissimo. Se volete provare, vi metto il link di Amazon per qualche piatto con una buona forma e un buon rapporto qualità-prezzo, quelli che hanno le giuste proporzioni per l'organizzazione del pasto, perché ce ne sono diversi con gli scomparti, ma non tutti vanno bene. Purtroppo oggi non ho qui con me il mio piatto, se no ve lo facevo vedere direttamente. Ma pazienza, ve lo farò vedere un'altra volta con qualcuna delle mie ricettine. Mi piace! E cosa mettiamo in questo piatto già suddiviso? In una parte mettiamo abbondanti verdure condite con olio, nelle altre due parti proteine e carboidrati. È molto semplice, no? Ma attenzione, bisogna seguire quattro semplici regole. Le verdure devono essere sempre di stagione, la cottura deve essere leggera, i condimenti non devono essere pesanti e una cosa importante da ricordare, le patate non sono verdure, ma carboidrati. Per la parte dei carboidrati vanno bene quelli in chicchi. Io alternerei ogni tanto anche quelli senza glutine, come riso, miglio, quinoa, amaranto. Perché no? Le proteine, come sapete, vanno bene anche vegetariane, oppure no, ma se è carne, che sia bianca e non rossa. E il motivo grave l'ho spiegato in questo video. E adesso, come mi avevate chiesto, qualche esempio di menù. Nel piatto mettiamo zucchine e poi lenticchie e quinoa, oppure asparagi, uova e orzo, carote, pollo e couscous, broccoli, salmone e riso, fagiolini, ceci e pasta integrale. L'importante è variare sempre le combinazioni nell'arco della settimana per ottenere un'alimentazione completa.
Vedrete che organizzarsi in questo modo rende più semplice preparare i pasti, e ve lo dice una persona super impegnata. Ecco, oggi ho condiviso uno dei miei trucchetti. Se vi è piaciuto, mettete mi piace a questo video e condividetelo sui vostri social. E poi iscrivetevi al canale e abbonatevi per dare un sostegno al mio lavoro di divulgazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con tante verdure, naturalmente. Ciao! A qualche piatto con il... Non posso più mangiare... Yeah!